Sai che è nato il profilo Instagram di TCG Television? No! E allora che aspetti a seguirlo? Troverai tanti contenuti esclusivi! Ciao a tutti amici, bentrovati su TCG Television. Io sono Daniel e quest'oggi siamo in compagnia di Calciatori Adrenaline XL e niente po' di meno che con tutte e tre le espansioni uscite per quest'anno. Abbiamo il primo tempo, il secondo tempo e il terzo tempo, scherzo, i tempi supplementari. Espansione riconoscibile dal colore giallo uscita da appena 2-3 settimane. E siamo quindi in vena di spacchettamenti, abbiamo 5 bustine per ognuno dei 3 set. Finalmente sapremo quale dei tre set è più fortunato. Il mese scorso avevamo già effettuato una sfida del genere tra primo e secondo tempo, quando erano usciti solo quelli, e se l'era portata a casa dopo un primo pareggio inconsistente che non ha visto né vincitori né vinti, il primo tempo grazie a un top player. Adesso si sono aggiunti i tempi supplementari, quindi la sfida è ancora più corposa, forse credo sia lo spacchettamento più grosso di Adrenaline XL che abbiamo fatto finora per quest'anno, quindi abbiamo ben 15 bustine da aprire. Dunque parte lo spacchettamento definitivo, quale dei tre set sarà più fortunato per me per quanto riguarda. Se volete fatelo anche voi, fatemi sapere poi quali dei tre set vi è risultato più fortunato, magari con il numero di bustine che preferite. Cominciamo da Pegolo, portiere del Sassuolo, che non mi ricordo se ho. Sema dell'Udinese, Leris della Sampdoria, poi abbiamo Szczęsny della Juventus, prima foil una stella ed è De Vrij che mi pare sia doppio purtroppo. E chiudiamo con un idolo, Armando Izzo del Torino. Non ricordo sinceramente se ce l'ho, comunque partiamo bene con una stella. Seconda bustina del primo tempo, c'è il foglietto che tra l'altro mi sembra quello del secondo tempo essendo rosso. Abbiamo Zapata del Genoa, Kulusevski della Juventus, questo sono sicuro di averlo, Strakosha portiere della Lazio, Milinkovic Savic sempre della Lazio, un assist man, Federico Chiesa, mi pare di averli finiti gli assist man del primo tempo, devo controllare, e chiudiamo con Gaston Ramirez, super combo della Samp. Andiamo avanti, terza bustina, abbiamo Nestorowski dell'Udinese, Parolo della Lazio, questo me lo ricordo dallo sguardo truce, ce l'ho anche 4 mi sa, Stryker Larsen dell'Udinese, anche questo ce l'ho, Ekdal della Sampdoria, doppio, guanto d'oro Strakosha, i guanti d'oro ne ho trovati talmente pochi, e un altro assist man, ancora Lazio, mamma mia, pacchetti tempestati dalla Lazio, non va bene, dobbiamo rifarci col secondo tempo con la Roma. Comunque, guanto d'oro, ottimo, sono sicuro che mi mancano il guanto d'oro della Juventus e dell'Inter. Per quanto riguarda la Lazio non ho memoria. Appunto, parlando di guanti d'oro, abbiamo Gianluigi Buffone della Juventus, ma la base ce l'ho già, Linetti della Samp, Peluso del Sassuolo, Bentancur della Juventus, abbiamo un difensore insuperabile dell'Ligt della Juventus, purtroppo doppio, e chiudiamo con un altro idolo, Magnanelli del Sassuolo. Ultima bustina del primo tempo, è stato abbastanza tranquillo, le foil purtroppo non ricordo quali mi mancano e quali no, dove ho indagare. Marchetti, portiere del Genoa, Alex Sandro della Juventus, poi abbiamo Jagiello del Genoa, Lazovic dell'Hellas, anche questo sguardo truce me lo ricordo benissimo, un'altra stella, Mkhitaryan triplone, pazienza, e chiudiamo con Dragoschi idolo, vale, pizzettone estremo, barbona da Babbo Natale per lui. Doppia stella e un guanto d'oro per il primo tempo. Passiamo al secondo tempo, speriamo che tra questi 15 pacchetti riusciamo a portarci a casa almeno un top player. Devo dire che è tosta perché me ne manca uno per serie, uno dal primo tempo che è Immobile, uno dal secondo tempo ovvero Zlatan, che ho visto hanno trovato un po' tutti praticamente tranne me, e dai tempi supplementari ci manca il secondo top player della Juventus. Luca Mora dello Spezia, Theo Hernandez del Milan, Meret portiere del Napoli, Palomino dell'Atalanta, un'altra stella anche per il secondo tempo, Koulibaly, e questo sono certo al 100% che mi manca, quindi ottimo il secondo tempo, e poi abbiamo Kučka, idolo del Parma. Bene bene bene, si parte bene anche col secondo tempo, una stella
mentre di qua purtroppo era doppia. Del secondo tempo dovrei riuscire, spero, a trovare qualcosa che mi manca in più. Andiamo con Magaian del Crotone, Schouten del Bologna, Denswil del Bologna, Benacer del Milan, che già ho purtroppo, Fabian Ruiz super combo del Napoli, e chiudiamo con un diamante, sì, Millico del Torino, purtroppo doppio, mannaggia. Andiamo con la terza bustina che ci dà, che ci fa arrivare al giro di boa sia del secondo tempo che dello spacchettamento complessivo. Abbiamo stavolta sempre per il Milan Calabria, Mancini della Roma, purtroppo doppio, Lozano del Napoli, Bani del Bologna, abbiamo un bomber ed è Cornelius del Parma, non ricordo se ce l'ho, e chiudiamo con un altro diamante, Carboni, mamma mia, questo è il quarto Carboni, sta diventando peggio di Pandev. Pandev si è dato una calmata dopo le minacce di bruciarlo, il Pandev idolo. Invece adesso sta succedendo la stessa cosa con Carboni diamante. Abbiamo Caragno del Cagliari, Cepitelli, ancora Cagliari, siamo tutti a coppia. Zaniolo della Roma, non ricordo se ce l'ho, mi sa di sì però. Erlich dello Spezia, super combo la Padula triplone, e chiudiamo con Chiellini idolo. Mamma mia, sto secondo tempo, a parte Koulibaly, era partito benissimo, ma ci sta dando parecchia rubaccia per quanto mi riguarda, in quanto molte carte sono doppie. Ultima bustina per sognare, abbiamo Brugman del Parma, Cristante della Roma, altra doppia, Pasalic, altra doppia ma dell'Atalanta, Nandes, doppia del Cagliari, un'altra stella ed è Muriel dell'Atalanta, questo dovrebbe mancarmi, e chiudiamo con un difensore insuperabile, Manolas, purtroppo doppio, credo di averli finiti. Tutto sommato abbastanza alla pari tra primo tempo e secondo tempo, due stelle e il resto, di là forse c'era il guanto d'oro, però stiamo insomma lì. Vediamo se spiccheranno i tempi supplementari dai tre pacchetti, le tre tipologie di bustine. Abbiamo le foil davanti. Colley dell'Hellas, prima plus. Sprocati del Parma, Delofuelu dell'Udinese e poi Chabot ultima base. Tra l'altro ho visto, mi sono accorto che molte foil sono diventate bis, quindi vanno messe dietro le card del raccoglitore in numerazione sequenziale, non sono alla fine come era per gli scorsi anni, questo per ficcare più carte possibili, ma secondo me non c'era, cioè hai fatto Ronaldo per esempio top player, me l'hai fatto super combo e me lo fai anche bomber oltre ovviamente alla limited edition, mi sembra un po' eccessivo fare tutte queste copie dello stesso giocatore in varie rarità. Comunque super combo Sensi ovviamente immancabile, anche questo triplone, e poi abbiamo Giacomo Raspadori diamante plus. Qui è più facile, anche se è andata male con la super combo, trovare card che ci mancano, in quanto ne abbiamo aperte molte poche rispetto alle altre. No, oddio, ho visto una cosa orribile. Antonio Conte allenatore, Dell'Orco dello Spezia, Candreva della Samp, Biraghi della Fiorentina, e poi guardate un po' chi c'è di nuovo Sensi super combo, mamma mia che schifezza, e chiudiamo con Cuadrado idolo della Juventus. Terza bustina dei tempi supplementari, si parte da Keita Baldé della Samp, ex Lazio, è un top plus. Pereira della Lazio, appunto. Pobega, ho letto Pogba, poi mi sembrava strano, infatti Pobega della Spezia, Riccardo Rodriguez del Torino, e poi abbiamo un idolo, Berezinski della Samp, e chiudiamo con un mister che è Stroppa del Crotone, che dovrebbe mancarmi. Comunque, malaccio, un pacchetto con una sola foil. Penultima opportunità per i tempi supplementari di dire qualcosa, dopodiché dovremmo tirare le somme tra primo e secondo tempo. E la vedo mal. Maran della Genoa, allenatore. Murro, Grassi del Parma. Santon della Roma, questo ci manca. Abbiamo Vignato del Bologna diamante, e chiudiamo con Cigarini specialista, mi pare di averlo trovato nel scorso spacchettamento. Ultima bustina per evitare questo pianto immenso, perché veramente è stato un pianto. Si parte da Mamadou Koulibaly, che non credo abbia nulla a che vedere con il Koulibaly del Napoli, però ci manca, è già qualcosa. Calleion della Fiorentina, ex Napoli.
i baffetti proprio anni 30. Muriqui della Lazio, questi almeno ci mancano. Abbiamo Jean-Peter Hauge del Milan, è giovanissimo. Ho una stella anche per i tempi supplementari, che è Luis Alberto della Lazio. Non ricordo se ce l'ho, devo controllare. E poi abbiamo un difensore insuperabile, il terzo Kier, e vai, in soli due spacchettamenti. Voilà, finisce così questa sfida, piuttosto alla pari devo dire, tra le tre espansioni. Abbiamo trovato due stelle per il primo tempo, due stelle per il secondo, una sola per i tempi supplementari, quindi non mi sentirei di farle vincere. Magari scrivetemi voi nei commenti, secondo voi qual è il miglior spacchettamento tra primo, secondo tempo e tempi supplementari. Andiamo ai punti con le foil. Tolti i tempi supplementari, abbiamo due stelle per il primo tempo e un difensore insuperabile pareggiati a pieno con due stelle e un difensore insuperabile. Di qua abbiamo due idoli per il secondo tempo, mentre di qua ce ne sono tre, vediamoli, 1, 2, 3, ok, abbiamo un idolo in più. Abbiamo due assist man e un guanto d'oro per il primo tempo e di qua invece abbiamo due diamanti e un bomber. E poi ci sono due super combo, mentre di qua abbiamo una sola super combo e un idolo. Secondo me ai punti vince il primo tempo, ma proprio di un pelino. I tempi supplementari non li conto neanche, in quanto sono andati pure peggio, addirittura in un pacchetto c'era una sola foil, quindi... Vabbè dai, resterà qualche spacchettamento ancora da fare, poi tutta la vita scambi, perché non si può spacchettare a bestia e trovare sempre le stesse carte. Se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle uscite di TCG Television. Inoltre potete seguire anche la pagina Facebook e il profilo Instagram, li trovate sempre in descrizione e a fine video. Per questo video non mi resta altro che salutarvi e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!